Benvenuti a Palazzo Blu, a tutti gli amici del Pisa Book Festival. Non è la prima volta che Palazzo Blu collabora con il Book Festival. Ormai è una collaborazione che si estende da parecchi anni con le mostre degli illustratori dei libri per bambini e quindi ci fa particolarmente piacere essere presenti anche in questa edizione in rete. Credo che molti di voi conoscono già Palazzo Blu. Palazzo Blu è un centro di attività culturali ed espositive realizzato dalla Fondazione Pisa, che ha restaurato e ristrutturato un antico palazzo gentilizio, il Palazzo Giuli, a pochi passi dal Ponte di Mezzo, quindi dal centro di Pisa, e vi ha creato un museo per la propria collezione di arte e un centro di attività espositive e culturali. La collezione d'arte della Fondazione Pisa è esposta permanentemente nelle sale di Palazzo Blu, che ricostruiscono anche l'ambiente e la vita del palazzo signorile ottocentesco. Le collezioni sono centrate su temi che riguardano la città e quindi hanno anche da questo punto di vista un valore identitario per la città stessa, che è aumentato anche dalla presenza della sezione di fondamenta, uno spazio realizzato nel sottosuolo che illustra la storia di questo quartiere attraverso i reperti archeologici. Con Palazzo Blu la Fondazione Pisa ha creato anche un nuovo elemento di attrattiva turistica per la città, soprattutto attraverso le grandi mostre che vengono svolte durante tutto l'anno. Il principale ciclo è quello autunnale di mostre sulla grande pittura del Novecento, che in 10 anni ha portato a Pisa tutti i maggiori protagonisti, da Chagall a Picasso, a Miró, a Kandinsky, Dalí, e che sarebbe presente attualmente con De Chirico, purtroppo al momento congelata dalla situazione di lockdown nella quale ci troviamo. L'attività di Palazzo Blu da questo punto di vista è molto vivace e abbiamo cercato di mantenerlo aperto anche attraverso la presenza in rete, augurandoci di poter continuare il rapporto con i nostri amici e di poterli rivedere presto nelle nostre sale.